Lucia e Marcella, com'è nato tutto questo? È nato da un sogno. Uno apre un negozio d'abbigliamento, gioielli, estetica, qua insomma avete pensato ad altro. Sì, noi siamo entrambe appassionate di questo sport fin da bambine. Più di tennis, di racchetta, quindi tennis, padel, e questa passione ci ha unito. Lei è principalmente fa la maestra di tennis, quindi già c'è una deformazione professionale. Esatto. E io sono commercialista, quindi diciamo che non è proprio il mio ambito. Commercialista, interessante. Sì, questa cosa. Quindi sei scesa direttamente in un ambito lontanissimo. Esatto. Questa la conosciamo, è la famosa, io la chiamo la padella, la racchetta da padel, quella che va per la maggiore, è uno sport che è cresciuto del 250% in Abruzzo, secondo quello che dice il report, con i campi un po' in carenza sull'Aquila. Quindi voi li andate a colmare, certo. Cerchiamo di dare questa offerta, no? Questo servizio alla cittadina aquilano e in una parte della città che forse mancava. Mancava, no? Perché si trovano dall'altra parte, sì, quindi la parte ovest. E poi, come vi dicevo, nel ranking, ora lo chiamo così, la parte aquilana è quella maggiore a soffrire, no? Le strutture, perché si trovano tutte sulla costa, le più importanti. Anche perché molto è dovuto al fatto del tempo, delle condizioni climatiche, certo, dell'Aquila sono sempre così ostili, e quindi abbiamo avuto bisogno delle coperture. Certo, ma state ancora col lavoro in corso qua? Dai, ci siamo quasi, però. Questa è la copertura, questi sono gli impianti che sto facendo vedere, quella è la reception, insomma tutto organizzato. Dicevi? Che tra poco arriveranno le coperture anche di questi campi, però adesso abbiamo iniziato con il pallone soltanto del tennis, ma a breve arriveranno il calcetto e a breve arriveranno quelle di questi campi. Ecco, per cui si quindi sono giocare. Quanti campi qua? Ricordate, due campi tre di padel. Tre campi di padel sono. Un campo da calcetto e da tennis, quindi si potrà giocare al chiuso e soprattutto riscaldati. Riscaldati. Poi per quanto riguarda l'attrezzatura, bisogna venire già preparati oppure avete la possibilità di fornire già racchette, palline a chi vuole, anche di qualità, insomma. Sì, chiaramente vi provarle. Per poi acquistarle racchette di un certo livello. Ecco, quello vi volevo chiedere, perché magari l'approccio deve essere la prova, no? Magari si può provare, chi può venire, cioè si può venire, si prova e poi si decide, insomma. Certo. Si sceglie la propria racchetta. Insomma, che si dice in queste occasioni? In bocca al lupo. Io vorrei dire anche un'ultima cosa, che siamo donne. Che nei circoli è difficile, no? Trovare, appunto. Magari si trova un socio donna e un altro maschio, invece noi siamo tutte e due donne. Guardate, abbiamo anche le visuali dietro di un tramonto bellissimo sul fidanzato. Secondo me da tutto lineare. Questa è sicuramente un'iniziativa imprenditoriale femminile. Legate da questa passione. In una zona, lo ripeto, carente, quantomeno dove non esistevano impianti del genere, no? Mi riferisco alla padel. Di questa cosa nuova sicuramente no ancora. Quindi tutti a giocare. Vi aspettiamo.